Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo stati addescati per diventare delle spie. Non so se si dica addescati, in realtà nel dubbio ho inventato un nuovo termine, fatemi sapere nei commenti se si dice addescati. Comunque un'agenzia di spie segrete ci ha invitato a fare questo provino per vedere se siamo all'altezza di diventare una spia e quindi dovranno testare le nostre skills mentali, le nostre skills movimentali. E anche le nostre skills a inventarci dei termini, perché quest'oggi vedo che siamo molto bravi. Questo è l'ultimo test per diventare un agente segreto Nico 3005. Il tuo test finale sarà settato su varie difficili challenge, alcune delle quali possono sembrare davvero molto difficili, quindi buona fortuna. Allora, siamo qui in una stanza con delle scale e suppongo che dobbiamo fare del parkour. E in realtà non credo, cioè allora è complicato perché devi fare tipo il salto con l'uscenza rientrante, ecco, quello famoso che fai tipo un attimo perché iniziamo molto male. Ok, poi qua devi fare palesemente il doppio salto. Ehi, tranquilli, perché il mio addestramento da spia è stato molto, sono migliorato. Può non sembrare, ma in realtà prima di fare questo test finale ci siamo allenati tanto, io e il mio istruttore spia segreta, che non posso rivelarvi la sua identità purtroppo, perché altrimenti andrei contro il contratto delle spie segrete. Però vedete che comunque se ci impegniamo riusciamo. Allora, ok, molta calma, qui devo atterrare qua sopra e qui è l'ultimo, basta fare così. E ci siamo. Ok, io non voglio più tornare qui. Molto bene. Allora, attenzione, se premi questo pulsante sarai teletrasportato indietro al parkour. Ok, devo spaccare dell'ossidiana e non posso sbagliare assolutamente niente, perché altrimenti questo mi riporta indietro al parkour e io non voglio che ciò accada. Quindi questo piccone può spaccare la stone. Bene. Penso che con la stone dobbiamo fare un piccone in stone, giustamente. Quindi ci craftiamo il nostro piccone in stone che può spaccare l'iron ore. Ok, ce lo spacchiamo. Però io come faccio a cuocere le cose? Scusatemi. C'è anche del coal, mi auguro. Non c'è il coal? Questo può spaccare solo l'iron ore. Questo è un problema. Come faccio a spaccare la legna? Scusate. Io non resetto, ve lo dico. Io non ho intenzione di resettare, perché poi resettando qui devo rifare il parkour. E no, grazie. Vabbè, ho capito. Reset. La rifacciamo il parkour. 6 hours later. Ok, con calma. Bene. Allora, secondo me c'è qualcosa che non abbiamo visto. Quindi tipo qua sotto ci sarà palesemente qualcosa. Però io come faccio a fare tipo così e così? C'è un disco. Segreto 1. E che cosa? Aiuto! Vabbè, sentite, non dirò a nessuno. Game Mode Spectator. Ok, Game Modes. No, Adventure. Vabbè, voi non avete visto nulla. Io ho trovato un segreto. Visto, lo sapevo che voi non sapevate che questo fosse un segreto. Però, non so a sto punto come andare avanti. Perché allora, io qua devo farmi per forza un piccone, no? E col piccone, a meno che non mi debba fare un'ascia. Forse mi devo fare un'ascia. E con l'ascia prendere il legno. Allora, proviamo la seconda alternativa. Se ci facessimo un'ascia, no? Perché con 3 pezzi di legno di cobblestone possiamo farci anche un'ascia. Magari facendo un'ascia possiamo romperlo a clog. Ok, molto bene. Una volta rotto tutto lo a clog possiamo rifarci un piccone in legno. Quindi tipo così e così, giusto? Me lo dai, giusto? Benissimo. E questo può spaccare la stone. Ci siamo. Siamo sulla giusta wave. Abbiamo 2 pezzi di ferro. E con il terzo abbiamo anche il bellissimo piccone. Che spero possa spaccare il diamante. E infatti può spaccare il diamante. Ed infine con questo ci facciamo il piccone in diamante che può spaccare l'ossidiana. Easy. E voilà. E anche questo se ne va. Ok, ora che, oh mio Dio, ok, altri salti difficili, ma questi non dovrebbero essere difficili come i precedenti sulle scale. È tutta questione di fare un salto doppio, non è impossibile, già ci stavo quasi riuscendo. È difficile, ma non dovrebbe essere impossibile, il problema è che ne devo fare 2 di seguito. Sium e sium, ok, il primo è fatto e il secondo dovrebbe essere, porca miseria, il secondo è anche più facile. Ce n'è solo uno da saltare, sono proprio scarso. Ok, no, niente, però una volta ce l'ho fatta, quindi vuol dire che è fattibile. Con calma, devo trovare il mio zen interiore. Oh, oddio. Oddio, ce l'ho fatta, non stavo neanche parlando, mi sa. Va bene, siamo nel prossimo step per diventare spia, ovvero un labirinto. Bene, i labirinti a noi ci piacciono, soprattutto quando sono tutti bianchi, che non ci sono punti di riferimento. Oh,
ho finito. Bene, questa credo sia una prova di tipo fisico, una prova in cui dobbiamo sconfiggere questi due cosi senza schiattarci, perché altrimenti, ok, uno se n'è andato e muore, rimane solo lui. Dai che non è complicato. Ehi, ehi, guarda che sono forte nelle prove pratiche di... Oh, no, questo no, questo no, il parkour sulle sbarre, no. Le sbarre sono proprio brutte, sono proprio terribili. Secondo me, questo salto qua è infattibile, io ve lo dico. No, non è vero, era fattibile, ok. E vabbè. Porca miseria, all'ultimo! Dobbiamo fare il salto perfetto! Mamma mia, sono troppo forte! Ottimo lavoro! Ora è tempo di qualcosa ancora più difficile. Le tue prossime prove saranno specifiche ad una skill. Che immagino sia il parkour. Oh mio Dio, no. Ah, facciamo così, c'è il bonus skip. Sì, direi che uso il gettone skip. Direi che è arrivato il momento. Molto bene. Allora, da qui devo fare questo salto. Ok, qui sono tutti long jump. Orca miseria, che non sono difficili. Allora, da qui devo fare un altro salto giro, tipo verso di là. Però questo è bello ampio, quindi ho sbattuto. Sapete cosa? Sapete cosa? Sapete un segreto? Io non ve lo dico il segreto, però... Gli skip per queste prove ninja erano due, ovviamente. La pazienza e la virtù dei forti. Ecco qua. Facile. Molto semplice. Mi sa che gli skip erano tre. Nel curriculum c'era scritto che se c'è un problema puoi utilizzare le scale. Che ovviamente avevi nell'equipaggiamento iniziale di... Poche domande, ok? Andiamo avanti, abbiamo delle altre sbarre, questo lo sappiamo che siamo forti e ce la possiamo fare a fare le sbarre. Molto facile, molto molto semplice, questo direi facilissimo, anzi, questo... Dai, ero arrivato alla fine, ma non ci credo. Ok, e infine easy, ok, e infine, ok, no! Sapete che questo salto forse... No, non è da fare senza saltare. Geronimo! Niente! Proviamo a dire qualcos'altro. Locolo che si fa schifo! Visto? Visto? Era la parola segreta. Era la parola segreta! Hai fatto tutte le skill del parkour! Facciamo le ultime, quelle di intelligenza. Dai, che sono le mie, quelle di intelligenza. Su. Ci sono più possibilità di fare queste sfide. Ok. Qui abbiamo per esempio dei pulsanti che accendono cose. Penso di doverle accendere tutte. Quindi faccio così... Faccio così e faccio... Non ci sto capendo molto. Credo che li premerò a caso fino a quando non succederà qualcosa di bello. Così. No, ho sbagliato. Era questo che dovevo premere. Mannaggia! Oh, no. Così? Oddio! Ma sono bravissimo in queste cose! Ho fatto un po' a caso in realtà, però vabbè. This block cannot be played. Ok, questo blocco non può essere piazzato in survival mode. Ah, aspetta! Non può essere piazzato in survival. Il command block non può essere piazzato in survival. Quindi questo va qua. E invece... Corretto. E qua c'è scritto... il blocco più robusto che può essere mosso con un pistone. L'ansia debris, credo. Si può muovere con un pistone? Oh mio Dio, ma sono bravissimo! E questo invece è un po' un problema, perché qua abbiamo da fare tutte cose che in realtà non so difficili. No, devo fare così perché il pistone appiccicoso se lo piglia. Poi c'è questo che lo porta via. Poi c'è... Cosa succede se faccio così? Niente. Come faccio a spostarlo da lì ora di preciso? Mi sono già bloccato. Ah, ho capito, devo fare così, allungare questo coso così e poi fare così... Ho fatto un casino. Ho fatto un casino bello grosso. Ah, devo prima attaccarlo. Ok, così si è attaccato. No, perché non si sposta se faccio così? Ehi, c'è quel quadra che non cosa. Come faccio a far sì che questo blocco di sabbia venga spinto? Devo far tipo così. Ok, poi faccio così. E poi faccio così. Poi lo faccio appiccicare qui. E se lo piglia questo qui. Poi faccio a cusci. Io ve l'ho detto che comunque quelli di intelligenza erano il problema minore. Se lì è fatto, no? Faccio così e poi così. Easy! Perché non si è azionato? Ehi? Hey, you win. Ok. Qui abbiamo delle altre domande. Puzzle. Ok. L'arma di Minecraft più forte. L'arma di Minecraft più forte penso sia la lava in questo caso. Non lo so. No, forse non è la lava.
La ragione per cui si combatte uno dei boss, la Netherstar, penso. A qua c'è scritto l'unico materiale che non si crafta nei tool direttamente e penso che sia il lingotto di netherite, quindi questo ce lo possiamo mettere qua e penso sia giusto, no? Corretto. Volendo posso creare un end crystal qua, mi suggerisce. Però l'end crystal cosa può essere? Forse l'arma più forte di Minecraft? Perché ti one shotta se gli esplode vicino, mi viene da dire. Vediamo se riesco a fare end crystal. Allora mi serve un occhio dell'end, quindi così. E questo potrebbe essere l'arma più forte, penso, credo. Ok, la ragione per la quale sconfiggi uno dei boss finali. Allora, fammi vedere qua i crafting. Cosa mi viene in mente? Cosa posso creare di interessante? Il beacon. Ma io non ho la Netherstar. Non hai bisogno di piazzare nulla, usa solo la crafting table. Non è che tipo devo fare una cosa di questo tipo qua. Vabbè, dai. Buongiorno. Buongiorno a tutti, dai. Va bene, ho capito. Questo è un troll, non avevo letto neanche quel cartello. Tiè. Mamma mia, so fortissimo. Allora, questa dovrebbe essere l'ultima prova necessaria al completamento delle nostre sfide da ninja, che è... No, da ninja, da agente segreto, che è un labirinto che ha... Cosa c'entra il labirinto con le cose di intelligenza? Scusatemi. Seguiamo il nostro corazon per vedere dove si porta. E si porta in un'altra stanza. Ok, stiamo facendo su e giù praticamente. Quindi ora dovremmo in teoria scendere. E ora siamo in un vicolo cieco, molto bene. Sono un po' tanto confuso. Sto salendo e scendendo di continuo che boh, sembra il gioco di scale serpenti. E dove sono finito? Salve? Questa è la fine, credo. Allora, ultimo quiz. Qual è l'unico mob che può spawnare in tutte e tre le dimensioni? Questa la so, è l'Enderman. Come fa? Ah, devo scriverlo. Ok, mi serve Stuck. Facciamo qua che scriviamo Enderman. È l'unico mob che può spawnare in tutte le dimensioni, penso, giusto? Corretto. Poi, quanti cuori ha il boss finale di Minecraft? Quindi tipo l'Ender Dragon, che se non ricordo male sono o 150 o 200. Quindi noi le proveremo tutte un po' come si fa quando non sai la risposta. Ecco qua, andiamo con 150. No, non è 150. Proviamo con 200. Non era neanche 200. E allora saranno 100. Cioè 100, 100 magari sono quelle giuste, no? 100 cuori. Lo sapevo, era uno scherzetto, era uno scherzetto. Quale cibo di Minecraft dà la miglior saturazione? Le carote d'oro, penso. Quindi dobbiamo scrivere golden carrot, giusto? Penso sia così. Siuk. Esatto! Che esperto di Minecraft. Quale update di Minecraft ha richiesto più tempo per essere rilasciato? Non ne ho idea, la 1.20? Tipo, magari, non lo so. A sentimento? Non è la 1.20. Vabbè, le proviamo tutte fino a quando non le azzecchiamo. 1.19? No. La 1.18? No. One eternity later. La 1.9? No. Invece sì. 545 giorni per essere rilasciata. Quale update ha aggiunto l'obiettivo finale di Minecraft? Quindi tipo uccidere Ender Dragon. Questo lo so, dovrebbe essere la 1.0. Però non ne sono sicuro. Lo scopriremo ora. Ed è corretto. Quanti boss ci sono su Minecraft? Il Warden, l'Ender Dragon e il Wither. 3, giusto? 3 boss. No. Quanti sono i boss? Proviamo con 4, anche se non ho idea di quale sia il quarto. Forse tipo qualcosa nella maggior... Sono 4. L'Elder Guardian, è vero, non ci ho pensato. Quale versione di Minecraft è la migliore per le speedrun? La 1.16, se non ricordo male, perché dovrebbe essere meglio con il loot dei piglin. Vediamo se è giusto. Se... Qual è il numero minimo di letti che puoi usare, che serve per un one cycle? Dovrebbe essere o 4 o 5. Io nel dubbio le provo entrambe, così lo scopriremo. Stuck. Non sono 5, 4. Ed è giusto. E con questo abbiamo finito anche le prove di intelligenza. Ci rimangono solo le prove di combattimento, penso. E qui non è complicato perché noi siamo fortissimi. Li facciamo tutti fuori. Orca miseria, quanto togliete, amici, eh. Quanto togliete, bei cari amici. E voilà! Ne è rimasto uno in vita, ma non so perché si è aperta la porta. E io non mi lamento di questa cosa. Quindi noi ne approfittiamo e andiamo avanti. Buongiorno! C'è un bug, credo. Ovvero che se sto qua... li posso uccidere e loro non possono uccidere me. Quindi a quanto pare possono uccidermi. Però è molto divertente perché tu stai qua, li ammazzi e loro ti colpiscono raramente. Guarda, guarda, sto cheat abusando. Assolutamente sì. Devastato. Buongiorno. Vabbè, tu sei facile da uccidere, dai. Sei solo un cinghialone.
un po' tanto forte. Guarda, ti affronto direttamente dentro la gabbia a te, perché tanto so che ti posso sconfiggere. Easy! Qui che abbiamo dei blades. Perché ho una zappa? Che può spaccare il fuoco. Ah, grazie, molto gentile. Vabbè, dai blades li abbiamo uccisi un botto di volte. Non è che possiamo perdere contro dei blades. Sinceramente mi sembrerebbe una cosa un pochettino embarrassing. Embarrassing, molto embarrassing, sì. Il segreto è stare lontano, perché le fireball non fanno tanto danno, ma il loro pugno fa molto male. E per chi non lo sapesse, sì, i blades danno dei pugni. Ma ora lui se ne va e abbiamo l'altra sfida con dei... sì, voi siete un po' troppo. Sono dei bruti con le cose forti. E a me non piacciono queste cose. No, no, no. Devo tenervi alla larga. Oh, ho buggato tutto. Ah, no, mannaggia. Uno è andato e rimane solo lui, è andato. Cittato anche questo? Sì, ma non interessa? No! Ed ecco qua che abbiamo finito tutte le sfide. Datevene via che voglio finire questo gioco, per favore. Aiutano, amico. Posso entrare nella base segreta finalmente? Ora tippatemi nella base segreta, però, perché ho paura che questi mi ammazzino. E con questo direi che siamo ufficialmente diventate delle spie segrete provette. Abbiamo superato sfide di parkour, di intelligenza e di combattimento. Abbiamo dimostrato di essere più forti del West. E nulla! Noi ci vediamo domani. Io ovviamente andrò a fare la spia da domani, ma questo a voi non interessa perché è un incognito, la mia identità segreta. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buona giornata a tutti e felice anno nuovo. È tosta diventare spia comunque.